Miei cari compatrioti atlantici, il paese ha bisogno di voi. La nazione degli appassionati seriali e i territori dei binge watchers hanno bisogno di voi. Frank Underwood ha bisogno di voi. Tra poco ricomincerà la corsa alle presidenziali e House of Cards preannuncia una quinta stagione senza esclusione di colpi, come se nelle stagioni precedenti si fossero risparmiati i colpi bassi. C'è una minaccia terroristica da sconfiggere, un candidato conservatore da tenere a bada, giornalisti scomodi e chissà cos'altro potrebbe succedere. Miei cari compatrioti, questo è il momento per rimanere uniti accanto all'unico politico in grado di guidare questo paese. Quell'umile capogruppo della Camera che è riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Quel simpatico ragazzo di Gaffney, South Carolina, ha fatto la carriera che si merita e noi la ripercorriamo insieme. È l'abito che fa il monaco? È la scaltrezza che fa il politico? Oppure è l'occasione che fa l'uomo ladro? L'unica certezza che abbiamo è che gli spettatori di Sky Atlantic sono un elettorato esigente che non si lascia certo abbagliare dai luoghi comuni. Lo spettatore di Sky Atlantic sa che il potere non è rappresentato solo da una spada, da una penna, né tantomeno da una corona. Il potente in una serie lo si riconosce dall'arredamento. Diceva Franklin Delano Roosevelt che l'unica cosa di cui avere paura è la paura stessa. Ma il corollario di Underwood interpreta la paura in un altro modo. Esatto. Noi non subiamo il terrore. Noi creiamo il terrore. Si concludeva così la quarta stagione di House of Cards con Claire che per la prima volta sfondava la quarta parete rivolgendosi direttamente al pubblico. La guerra sembra essere diventata un pensiero fisso per gli Underwood e Frank e Claire sono più uniti che mai nella loro battaglia politica verso nuove elezioni. Non si faranno quindi scrupoli a cavalcare l'onda emotiva della lotta al terrorismo per raggiungere i loro scopi. E mentre Robin Wright si dichiara preoccupata per l'operato di Donald Trump perché sta rubando alla produzione le idee migliori per un'eventuale sesta stagione di House of Cards, per noi è arrivato il momento di raccontarvi che cosa accadrà nella quinta. Lettrici ed elettori, è arrivato il momento dell'appello finale. Non importa quanti personaggi dovranno subire tragiche conseguenze, perché questo è il piccolo prezzo da pagare per una grande serie come House of Cards. Noi abbiamo un solo presidente e una sola vicepresidente. Votate e fate votare Underwood. Che Dio vi benedica e benedica le frequenze di Sky Atlantic HD.